Bella a tutti, Top Z, benvenuti. Oggi non lo posso dire questa frase perché hanno arrestato Andrew Tate. Quindi forse è meglio non dirla. La rifaccio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una Raiden alternativa. Poiché abbiamo tutti ormai parlato della questione pullo Raiden, non pullo Raiden, la metto in party, non la metto in party, con chi la devo mettere, armi 270 DR, 300, insomma, tante cose. Volevo per una volta cambiare rotta e provare a sperimentare una Raiden su reazioni elementari per quanto riguarda la iperfioritura, ma non la iperfioritura classica, perché non posso farvela vedere con il fiore del paradiso perché purtroppo non ce l'ho pronto, ma comunque un ball guided messo da qualche parte. Quindi questo potrebbe essere comunque una cosa barra fattore interessante. E quindi vi faccio vedere quello che in Abyss secondo me è l'idea di questo team, che può essere chiaramente cambiato. Al posto di Naida potete mettere il Traveler Dendro, al posto di Kokomi potete mettere una Yelan se ve la sentite durissima, io non me la sento così, eccetera eccetera eccetera. Allora, prima di andare avanti però una piccola precisazione. Tutto il discorso che abbiamo fatto recentemente del pullate in, pullate Raiden, guardate che io vi consiglio di pullare Raiden, eccetera, sta venendo fuori un po' una controvoce di opinioni riguardo no, nuovi giocatori non pullate Raiden perché tanto prima che non arrivate a Inazuma non la potete appare. Non nego che questa credo che sia una cavolata gigantesca, perché sì, è vero, ci vorrà un pochino per arrivare lì. Un pochino che vi assicuro non è tanto, comunque voi giocate, comunque ottenete cose, comunque livellate pezzi e anche se l'avete lì un attimino in disparte vi assicuro che è un investimento che vi porterà tanto nel futuro. Soprattutto perché sono sicuro che tra un mese, se non l'avete pullata e non riuscite a fare l'abisso, verrete tutti a dire Zerga quando è che riparte la rerun di Raiden. Quindi secondo me fidatevi, prendetela. E se vi dicono non prendetela perché non arriva in Azuma, beh, non mi sembra personalmente una motivazione sufficiente barra valida, perché tanto se giocate questo gioco vi diverte, siete anche in ferie, in vacanza eccetera, lo fate la R giusto per arrivare a prendere i pezzi in Azuma e poi la apperete e ringrazierete coloro che vi avranno consigliato se poi per 5, 4, 6 mesi lei non ritorna più. Prima di farvi vedere com'è buildata Raiden, e vi assicuro che è buildata malissimo, andiamo a vedere come funziona sulla prima sala del piano 12 dell'abisso. Le diamo un po' di ricarica di energia e vi assicuro che non supera i 180. E soprattutto il critico non lo supera, ma questo ora lo vedrete bene, vi farete delle grosse risate. Quindi applichiamo Dendro Elettro subito, applichiamo Idro, Burst di tutte le Burst dell'universo, lei scende e noi andiamo in nostro, diamo il nostro colpo. Non ha fatto i 100k come al solito, ma i danni arrivano da iperfioritura. I danni sono quelli lì e la stiamo asfaltando. L'abbiamo praticamente asfaltato. Dei danni così io li vedevo con il Rational, che è il team di cui io praticamente vi parlo tecnicamente sempre costantemente, e non mi aspettavo veramente di vederli in questa fase qui. Ora qua applichiamo a tutti. Andiamo di nuovo in burst. Questo è scappato perché è un coniglio, perché ha paura, e noi gli tiriamo la botta. E adesso torniamo se riusciamo, perché siamo bloccati per sempre, e continuiamo ad applicare, a fare fiori, fiorellini e dargli dell'elettro addosso. Cioè è una roba, ragazzi ve lo giuro, ora vedete com'è vestita e vi fate delle risate clamorose. Ora vedete com'è vestita e vi fate delle risate incredibili. Certo c'è Naida, ma poi ora la cambiamo anche, proviamo anche senza Naida. Allora, 1700 di attacco, ha 654 di maestria elementare, ma sale di 150 questa ogni volta che va. Ha 2864, 165 di ricarica di energia, monta una lancia crociata di Kitain, che ha 110 di maestria elementare, ma aumenta i danni d'abilità elementare del 6%, ok? Se l'abilità colpisce ci dà tre energia, ma insomma ci dà l'energia, e nei manufatti monta un set di sogni dorati. Quindi non sta montando il miglior set possibile per fare quello che avete appena visto, ovvero l'iperfioritura, che è invece il fiore del paradiso. Perché non ce l'ho ancora pronto, ma ora facciamo il discorso. Cosa ci fa questo set? Ci dà 80 di maestria elementare, e grazie a entro 8 secondi dall'attivazione di una maestria elementale lei ottiene l'attacco del 14% per ogni membro del gruppo il cui tipo di elemento corrisponde a quello del personaggio equipaggiato, e la maestria elementare aumenta del 50% per ogni membro del gruppo con un tipo di elementare diverso. 150 in questo caso, può contenere, vabbè, bla bla bla. Lei in questo modo qui
cerca di avere ancora di più maestria elementale da poter scaricare grazie alla sua team comp sui nemici e quindi fare più iperfioritura. Per chi non sapesse che cos'è la maestria elementale, cosa sono le reazioni elementali e come funzionano, vi ho fatto un video qui dove vi spiego tutto nel dettaglio in una maniera semplicissima. Quindi vi invito ad andarlo a vedere col link in alto a destra che vi ho fatto vedere precedentemente. E quindi questo sarebbe un set che potete andare a utilizzare per fare reazioni elementali in generale. Oltretutto lei è costellazione C0. I talenti 9, 7, 6 normali, ma il set migliore per fare questo lavoro qua, se lo avete, è il Fiore del Paradiso, perché il Fiore del Paradiso perduto è incredibile, vi dà 80 di maestria elementare anche questo, ma i 4 pezzi vi danno il 40% di danni in più su fioritura, iperfioritura e germinazione, e voi ci giocate iperfioritura. Quindi voi andate a fare il 40% in più di questo. In più, se il personaggio innesca fioritura, iperfioritura o germinazione, quindi se è lei che lo performa, ottiene un 25% in più del bonus di prima. Ogni accumulo del bonus dura 10 secondi e può essere accumulato 4 volte contemporaneamente. Con questa roba qua, Raiden diventa leggermente inferiore, ma leggermente inferiore a un rational, ma leggermente, se la giocano, secondo me se la giocano. Ulteriori test arriveranno in futuro, purtroppo io non l'ho ancora potuto provare perché i miei fiori del paradiso, come notate, a parte essere rollati malissimo, ma sono bassi, quindi devo farmare. Ma ora proviamo senza Naida, perché magari uno può pensare, vabbè, hai messo Naida, Yelane, sei stato super offensivo, grazie, io questi personaggi non ce li ho, va bene. Allora, mettiamo un... nessuno di quei personaggi che avete visto prima aveva un Noblesse Oblige, comunque, giusto per dirvelo. Mettiamo un lui per forza, mettiamo la nostra Raiden, mettiamo il nostro Traveler Dendro, che Traveler Dendro, e potete anche mettere doppio Dendro, con doppio Dendro andate ancora ad aumentare la maestria elementale, però ho difficoltà ad applicare l'idro in quel caso lì, e mettiamo un curatore che può essere, ve lo giuro, così almeno ridete, 70 con gli artefatti a 1 e gli manca un pezzo a lei, lo sapete che Barbara è sempre disastrata, la mia Barbara la uso apposta per fare questi test qui. Chiaramente avremo un'applicazione Dendro che è molto inferiore, è ovvio. Però io voglio vedere se effettivamente la questione è davvero così più tragica o meno. Vediamo. Pam. Ecco qui. Ora lui arriva. Noi gli diamo il colpo. E via. E andiamo di iperfioritura. A me la cosa che mi fa più ridere in assoluto è che Barbara è veramente disastrata. Chiaramente stiamo perdendo dei danni rispetto a una Naida. È ovvio. Mi sarebbe assurdo il contrario. Cioè, sarebbe veramente senza senso, ragazzi, il contrario, E su questo direi che siamo tutti a posto. Però, comunque, siamo di fronte a una questione di dei personaggi disastrati che riescono, volente o nolente, a dare dei danni importanti. Ora questo torna giù, prima torna giù, si becca la spadata e via. E comunque, l'ho portato in nemmeno un minuto, guardate dove l'ho portato. Cioè, va bene tutto, però comunque sono danni importanti. Poi vi faccio vedere Barbara come è conciata, perché magari potete pensare che... No ragazzi, Barbara è conciata in una maniera che ho vergogna a farvela vedere. Ma è quello anche un po' il divertimento, vi dico la verità, di giocare Barbara in quella condizione così. Ora qua la mettiamo al centro, ok. Facciamo così la allunghiamo, perfetto. Ora qua mi serve una burst. Ma guardate questo che si... guardate questo che scappa, io non riesco a prenderlo. Ma che... che cosa drammatica. Ma guardate che questo scappa e io non riesco a prenderlo. Questa è stata una cosa terribile da vedere. Ha fatto più male a me che a voi, vi assicuro. È stato un momento tristissimo di questo video. Ci metto lo stesso tempo comunque che tendenzialmente ci metto con un team conaiato. Ora vi faccio vedere come era conciata Barbara, perché magari pensate che io menta o robe di questo tipo. Questa, signori, dov'è Barbara? Personaggio che io non tengo in panchina di più. Questa, signori, è la mia Barbara, 70 con una mazza draghi, con non un artefatto, 0, 10, 13, 4 degli attributi che...
non hanno assolutamente senso. No, giusto per darvi una idea. Sì, ci sei, con i talentini un po' alzati, ma zitti. Quindi, alla fine di questo video un po' così, un po' post natalizio, pre-anno nuovo, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che, secondo me, andare su una Raiden con la sua Hankful Lightning, quindi la sua arma, andare su una Raiden con comunque il suo set che continua a essere rotto e può darsi che probabilmente lo abbiate farmato all'infinito, ovvero il se lo trovassi, cosa che non si trova più, è sparito, ovvero il suo emblem, vi continua a essere probabilmente il personaggio più cioè il set più forte e anche più versatile per quanto riguarda soprattutto la versatilità dei vostri altri team. Esiste un'alternativa che è davvero però davvero davvero forte. Non pensavo potesse arrivare a questi punti. Chiaramente è più forte nel momento in cui voi gli andate ad affiancare un personaggio come Naida. Questo è evidente, chiaro a tutti, non serve un genio per capirlo. Ma al contempo posso tranquillamente dirvi che anche con un team disastrato come quello che vi ho fatto vedere adesso, l'opportunità di finirvi comunque la prima sala in un minuto e mezzo, quasi due, potete farcela, giocando un po' meglio anche di come ho giocato io. Quindi, da questo punto di vista, signori, questo video finisce qui. Volevo invitarvi a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutti i giorni, tranne chiaramente il 31 e l'1 che mi prendo di pausa per il buon anno, per il nuovo anno. Quindi, se non ci vediamo, tantissimi auguri di buon anno. E inoltre sono sempre, vi dico sempre quando vado live, con una storia su Instagram e qua in Tap Community. Vi auguro una buona serata, un meraviglioso anno nuovo, United States of Zerga. Ciao belli.